Dino Salvoldi, tecnico della nazionale femminile. Dino, un altro bellissimo successo dopo l'oro di Vittoria Guazzini con nella crono Under 23 oggi, pochi secondi fa possiamo dire, il successo della Zanardi. Sì, ci siamo andati vicini stamattina, c'è la gara precedente con le junior, dove devo fare i complimenti davvero a tutte le ragazze, sono state bravissime. E poi nelle Under, insomma, sapevamo di essere una squadra forte insieme alle francesi. Ci sono stati degli imprevisti subito in partenza, abbiamo perso due delle nostre atlete più importanti in giornata, no? Vittoria Guazzini. Sì, abbiamo dovuto rivedere un po' la strategia di gare, quindi ha pagato lo sforzo della crono Vittoria, probabilmente. Non lo so, non ci ho ancora parlato e quindi non avrei una risposta corretta. E quindi abbiamo fatto una gara più di attesa, puntando tutto sull'ultimo giro, provare a fare la differenza in salita con Realini e, se non ci fosse riuscita, di puntare tutto con Zanardi, che ha fatto una corsa eccellente, davvero. straordinaria. Abbiamo visto appunto anche con le ragazze parlare prima del via, dicendole appunto, ricordando di stare molto attente perché è un percorso questo molto veloce, dove insomma stare indietro poi dopo può essere complicato recuperare. La squadra si è comportata benissimo, la Francia ha fatto una corsa all'attacco, insomma, come era prevedibile, l'aspettavo. Sì, perché erano una squadra, diciamo, con più opzioni tattiche, un atleta forte anche loro in salita e una abbastanza veloce. Hanno tentato di anticiparci, però direi che siamo stati bravi a non farci sorprendere, a mantenere il controllo e esserci al momento più importante quando contava esserci. Tra l'altro, a due giri dalla fine, insomma, davanti eravamo in quattro, sapevi insomma che la Zanardi sarebbe stata alla fine la pedina principale sulla quale puntare o cosa? A due giri dalla fine abbiamo preso quella decisione, perché dovevamo provare a fare la salita tutta l'ultimo giro, invece abbiamo dato chance a Realini e poi, una volta che sono rientrate le altre, come dicevo, abbiamo puntato tutto su Zanardi, che è stata davvero brava e ha fatto una corsa. La sensazione è stata proprio quella di aver corso proprio in modo perfetto, impeccabile, proprio nel momento giusto, proprio chirurgici, possiamo dire così. Sì, raccogliendo esatto, il massimo risultato. Esatto. E ripeto, ci sono mancate due pedine importanti pronti via e quindi siamo stati ulteriormente bravi a riadattarci immediatamente alla situazione di gara. Un'altra bellissima trasferta quindi che si conclude come meglio non si poteva, e adesso nuovi obiettivi chiaramente in vista, perché ancora il finale di stagione è lungo con i mondiali, insomma andiamo avanti così. Abbiamo ancora domani pomeriggio, chiaro, con le grandi, chiaro, dove mi riferivo alle Under 23, certo. Una grande gara, no, con le Under abbiamo uno squadrone in modo trasversale, crono, strada, pista, e davvero tra gli alti e bassi comunque abbiamo grande orgoglio, grande soddisfazione, perché come dicevo anche dopo la crono, sono tutte ragazze cresciute con la nazionale, che con la nazionale si stanno facendo conoscere al mondo e stanno affermandosi anche a livello e le grandi squadre straniere ai noi, possiamo dire, esatto, se le stanno prendendo, insomma. Esatto, ma credo che sapranno essere riconoscenti, perché hanno il cuore tricolore, quindi chiaro. Non sarà poi anche esperienza, insomma, importante per loro. Per Elisa, insomma, Balsamo, sappiamo che appunto correrà all'estero il prossimo anno nella Tre Sega Freddo, e anche appunto Vittoria Guazzini partirà per la Francia, diciamo così, correndo nella Française des Jeux. Va bene, per il momento veramente tutto, Dino, complimenti ancora. Grazie a voi. Ciao.